e lavoriamo in una zona che è il Friuli, il Veneto e le province di Trento e Bolzano. La nostra attività verte sulla fornitura di materiale di consumo, di attrezzature, di servizi e di consulenze. Il laboratorio di analisi fa parte di questo ambito qua, servizi e consulenze. Posso ad esempio prendere questa bottiglia e questa bottiglia noi al cliente possiamo dare delle risposte su quale bottiglia è meglio utilizzare, possiamo indicargli tipologia di chiusura, tappo, gabbietta, possiamo consigliarlo sulla capsula, lo seguiamo nell'analisi e nella preparazione del vino e il laboratorio nello specifico, oltre che nel processo di formazione di questo vino, può dare delle risposte per quanto riguarda la verifica della Camera del Commercio oppure per l'esportazione del vino all'estero. Per cui il laboratorio si propone principalmente per dare un supporto tecnico-tecnologico, ma anche rispondere alle esigenze di mercato, per i mercati soprattutto dell'export e della qualificazione come DOC e DOCG. Abbiamo investito in WineScan SO2 perché abbiamo ritenuto la tecnologia una tecnologia valida, soprattutto dal punto di vista dell'accuratezza del dato. Non ultimo perché ci permette di avere dei tempi di risposta nei confronti della nostra clientela molto rapidi e oggi il mercato chiede questo. Il WineScan SO2 sicuramente si è presentato come uno strumento robusto che dà dei dati sensibili, quindi se parliamo specificatamente della solforosa, sicuramente ha dato un valore innovativo alla tipologia proprio di analisi. In pochissimo tempo, in pochissimi minuti, mi distilla già il vino, non ci sono interferenti. Da notare che nel metodo iodometrico usualmente utilizzato in tutte le cantine, la presenza di acido ascorbico, che viene utilizzato fortemente anche in queste zone in cui noi siamo appunto nella zona del Prosecco DOC e del Prosecco DOCG, viene utilizzato dall'inizio del processo tecnologico di vinificazione, quindi viene aggiunto dalle uve fino al prodotto finale. Appunto, l'acido ascorbico nella titolazione iodometrica rappresentava il più forte interferente in quanto mi andava a falsare l'analisi e quindi ad ottenere dei valori di solforosa totale libera non veritieri. Questo mi poteva pregiudicare appunto le eventuali correzioni che potevano esserci successivamente fatte al vino e quindi potevano mettere in difficoltà il lavoro dell'enologo. Con questa tecnologia appunto che ci offre il WineScan SO2 si ovvia a questi tipi di interferenze date dall'acido ascorbico e in minor quantità anche dai polifenoli, se consideriamo i rossi, noi siamo anche in una zona del Piave in cui i polifenoli nei rossi anch'essi hanno un effetto interferente appunto nelle titolazioni usuali e quindi il WineScan SO2 permette una microdistillazione che si fa in un minuto, mi dà un risultato che è sicuramente paragonabile al metodo ufficiale per distillazione in una quantità di tempo che è irrisoria. Questo ci permette appunto di fare anche qua in laboratorio una quantità di campioni molto più elevata rispetto a quanto si faceva fino a pochissimo tempo fa. Della famiglia WineScan che noi già utilizziamo, che sono la praticità, la rapidità, la facilità nell'essere utilizzato anche da diverso personale, non prevede conoscenze così specifiche per l'utilizzatore come altre tipologie di strumenti o di tecnologie e adempie perfettamente a quelle che sono le nostre esigenze attuali. WineScan SO2 ha rappresentato per l'azienda un investimento importante, però oggigiorno, al di là dell'investimento legato al prezzo reale, ci sono cose che hanno un valore secondo me molto importante, che sono la capacità comunque di essere competitivi sul mercato, la capacità di dare risposte in tempo reale, come dicevo prima, che teoricamente non hanno prezzo, però poi fanno la differenza tra l'essere incisivi sul mercato o rimanere ai limiti.